Buongiorno ragazzi, spero che stiate tutti molto bene. Nel caso ve lo steste chiedendo anche voi, io sto molto bene. Sapete perché? Perché oggi sono qui con questa incredibile BMW X5M, ragazzi. Non è il fake, è quella vera. Questo è il 4.4 biturbo, 575 cavalli. Ha uno scenario dietro, che adesso vi racconto. Sostanzialmente il cliente l'ha già fatta modificare, la macchina ha sui filtri aria, il downpipe completamente diretto e una mappa stage 2. A detta sua dovrebbe avere 760 cavalli e quasi 900 Nm. Il problema è che in strada non va un granché bene, sotto è vuota a detta sua e diciamo è un po' brusca in manovra, quindi si fa fatica a fare le manovre. Adesso, come prima cosa, facciamo la rullata così come è arrivata, poi studiamo il file all'interno e cerchiamo di risolvere il problema. Ok ragazzi, vediamo così come è arrivata quanta potenza ci dà. Mamma mia ragazzi! Ok, una delle rullate che mi ha fatto veramente spaventare. Comunque ecco, ne ho fatte un paio, questo è il grafico che abbiamo ottenuto, cioè che ha ottenuto la macchina, e beh, siamo ben lontani dai 760 cavalli sospettati, 611, 607, e come newton metri 777, 783, quindi insomma, rispetto a quello che ci si aspettava è parecchio deludente. Adesso la rimetterò originale, la vediamo originale così capiamo il punto di partenza e poi si farà un'elaborazione come si deve, la rifaccio da capo e cercheremo di tirar fuori dei bei numeri. Ok, allora abbiamo smontato le centraline, ho fatto i due backup, questa ha due centraline, master e slave, una per bancata, e l'abbiamo rimessa su. Adesso sto facendo la programmazione in OBD, la batteria ovviamente è stabilizzata, guardate che motore della Madonna, spettacolare. Adesso non ci resta che aspettare. Non appena abbiamo ripristinato tutte e due le centraline, faremo il nuovo lancio originale di confronto. Molto bene, la scrittura è quasi terminata. Adesso siamo pronti a provarla originale. Chiaramente ha su ancora i downpipe modificati, completamente diretti, quindi mi aspetto magari un avviso sulla dashboard. Vabbè, pazienza. A noi serve solo avere il riferimento originale di com'è la macchina. Poi procediamo a fare un tuning a dovere. Ok ragazzi, ricapitolando, questo sarà il lancio originale per il confronto. Evidentemente è un pochino più basso. Perfetto. Ok ragazzi, vediamo la prova originale com'è andata paragonata ai primi modificati con cui è arrivata la macchina. Ha dato 533 cavalli, 534 e 700 Nm, considerando che questa qui è dichiarata 575 e 750 Nm, è comunque un po' bassa, bisognerebbe capire come mai. E niente, adesso noi iniziamo, faccio la mappa motore da capo. Molto bene ragazzi, ho finito la rimappatura e la sto già scrivendo in macchina, quindi sia sulla centralina master sia sulla centralina slave ovviamente, e ho fatto anche il bang, visto che la macchina è senza cut, gli diamo un tocco di sportività in più. Ok ragazzi, gran figata, ecco il risultato comparato con l'originale, il modificato con cui è arrivato e infine il nostro. I numeri sono interessanti, siamo passati a 656 cavalli e ben 823 Nm. Guardate soprattutto la differenza qua, quello che il cliente lamentava che proprio ai bassi era vuota, in effetti vedete come l'erogazione era molto scarsa in quest'area, adesso è ben piena già da subito e poi va su anche bene. Adesso gli allungo un po' il limitatore qui, magari con un'altra taratura. Sono molto contento, ma speravo di fare di più. Purtroppo i 40 cavalli che mancano dalla base originale ci hanno un po' fregato dopo. Magari dopo facciamo un ragionamento. E vi ho fatto sentire il bang? No? Allora mettete le cuffie e alzate il volume.
Gran figata, eh? Veramente spettacolare. Peraltro è più morbido quando si è in D normale, e nelle modalità M è più forte, più intenso. Adesso non posso non provarla in strada. Che ne dite? Ragazzi, facciamo un giro con questo mostro, ma vi dico già che andrò piano, molto piano, perché sennò qua ci si fa prendere subito la mano. Mamma mia, no. Li sentite? Adesso sono in M2 come modalità. No, è impressionante. Devo dire, va molto molto bene. Rispetto a prima, la cosa che ho notato subito è il fatto che sotto è molto più piena, molto più corposa. Quando è arrivata in sede aveva questo effetto che era morta sotto, poi boom, dava, attaccava e ti dava il colpo di cervicale. Adesso è molto piena fin da subito e sound pazzesco, tiro della Madonna. Veramente, ecco, i soldi non faranno la felicità, però possono farti comprare una X5M, che è più o meno la stessa cosa. E sì, dai, rapido, rapidissimo questo giro, eh. Non voglio fare troppi chilometri. Faccio un ultimo giretto rapido per vedere le mie cose che siano a posto e ci vediamo in ufficio per la chiusura come al solito. Bene ragazzi, la macchina è un mostro, su strada fa paura. Sono contento che abbiamo risolto quel problema fastidioso, che è il motivo per cui il cliente ci aveva portato la macchina. Ho solo una piccola, diciamo, una riserva, perché mi sarebbe piaciuto toccare i 700 cavalli, che sono fattibili su questi motori, però chiaramente partiamo da un motore che di base ci fa 40 cavalli meno, per cui arrivare a toccare i 700 è un'impresa impossibile, perché le pressioni erano giuste, le temperature sono corrette, cioè io come dati sono preciso, ma se la macchina non me li dà bisognerebbe indagare un po' più a fondo. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere come al solito qui sopra, noi ci vediamo la prossima volta. Seguiteci sui social, condividete i post e mi raccomando, Power Kingship Tuning come al solito. Ciao ragazzi!